Quanto sei d'accordo con questa affermazione da 1 a 5? No. No, è stato facilissimo. Perché è stato esattamente così. Ciao. Ciao mamma, sono vegano. Mi sono alzata una mattina. Sono andata in sala da mia mamma che era con le sue amiche e le ho detto: guarda mamma, che io da oggi non mangio più né carne né pesce. Lei mi ha guardato e mi ha detto: ok. Le ha detto ok. Tipo avrà pensato impazzita. Invece no. Non ho avuto scene tipo vattene da questa casa, no, cucinati da solo. Era almeno dei problemi che avevano i miei genitori con me, il fatto che ero vegetariano, vegano, ecco. Una volta ho anche finto di essere stata sospesa per vedere come avrebbe reagito mia madre. Forse sono stati anche contenti che ho fatto questa scelta qui. Anche perché non lo vedo come una cosa brutta, anzi. Ho preso una decisione non campata in aria, basata su settimane di ricerca, di studio, eccetera. Quindi io ero fermissima riguardo la mia posizione. Ero convinto e non mi avrebbero convinto di non farlo e loro non l'hanno fatto. Per i miei genitori non è mai stato un problema. Mi hanno sempre aiutata, per cui non ho mai avuto il timore di esprimerlo in pubblico. Non è mai stato difficile, non ho mai trovato nessuna resistenza. Perché c'è sempre stata enorme libertà di essere me stesso all'interno della mia famiglia. Questo è un privilegio gigantesco. La loro unica perplessità è stata da un punto di vista logistico. E quindi, adesso, quando cuciniamo per noi, per te, che cosa facciamo? Per me è stato utile dargli una mano, magari fare la spesa insieme, spiegargli che cos'erano questi nuovi ingredienti, il tofu, il seitan, e scoprire con loro come poter cucinare insieme. In realtà per me, per mio fratello, mia sorella, siamo più di un veg in famiglia, fortunatamente. Perché è una scelta che abbiamo fatto un po' parallelamente a mia mamma, mio papà, mio fratello. Mio fratello era diventato vegano molti anni prima ed era più piccolo di me. Non mi ricordo nel dettaglio, però immagino sia andata molto. Ma ho deciso di mangiare vegano, ah, anche tu, vabbè. E lì è finita, se la sono messa via, 2 su 2. Per me mia sorella è stata molto divertente perché siamo diventate vegane insieme senza dircelo a distanza di un mese. Non lo sapevamo perché lei vive in un altro continente e quindi è stato molto bello per noi ritrovarci anche in questa scelta. E anche il resto dei parenti per me non è mai stato un problema perché avevo il loro supporto. Quando vado a mangiare a casa loro fanno cose vegane o perlomeno fanno qualcosa per me e qualcosa per gli altri e se vengono a casa mia mangiano vegano. Tendenzialmente non mi importa quello che pensano le persone, cioè io guardo a quello che faccio io, quindi non è che gliel'ho comunicato, li ho notificati, no? Gli ho mandato la notifica, da oggi è così e basta, andiamo insomma oltre. È un messaggio che io ho bombardato tutti i miei parenti e ho fatto diventare mia mamma vegana e continuo a bombardare tutti i parenti. Un momento di vittoria qualche settimana fa in cui mia nonna viene a dirmi ma sai, alla televisione ho visto tutte queste cose, no? E la crisi climatica, il Covid, la peste suina. Stai a vedere che avevi ragione tu, che sono tanti anni che ci dici di non mangiare carne, dici, alla buon'ora. E quindi quello lì è stato tipo il momento tipo, datemi la statuina, tipo mi ha dato ragione. In realtà non l'ho proprio detto. Loro mi seguono sui social, quindi di conseguenza hanno visto questo mio cambiamento. Non c'è stato proprio un, ehi mamma, papà, da oggi sono vegana. Non ho fatto questo coming out, diciamo. Io tra l'altro ne ho fatto anche un altro, quello dell'essere gay. I miei sono persone comunque istruite, aperte, intelligenti, quindi anche da quel punto di vista lì non ci sono state resistenze. Non è che ho pensato, oh mio Dio, che cosa mi diranno? Cioè, gli avevo detto che ero transessuale, se hanno accettato quello direi che possono accettare anche che io sia vegana. Per i primi periodi in cui cercavo di aprirmi, fare poly coming out, dopo una relazione di 7 anni, era un po' vista come, ok, vuoi fare un po' quello che vuoi, non vuoi una relazione seria, i classici stereotipi del poliamoroso. Probabilmente è stato più semplice per la scelta vegan. Diciamo che prima ci sono state altre scelte difficili da comunicare alla famiglia, quindi in realtà erano già un po' avvezzi a questi nostri coming out, sì. Mal sopportati, il fatto di aprire un blog che parli di sessualità, il fatto di parlare sessualità nella vita, di fare divulgazione su questi temi. È stato più facile dire di essere vegani che dire di essere naturisti. È sicuramente più facile di essere naturisti che non essere monogami. Sì.
Sono sempre stato entusiasta di questa scelta e di comunicarla anche e soprattutto alle persone a cui voglio più bene. Con i miei genitori ho sempre avuto un rapporto splendido e hanno subito capito la mia scelta. Qualsiasi variazione, diciamo, delle tradizioni non gli è mai interessato. Problema diverso con mia nonna. Avevo molto timore di andare a spezzare quella parte emotiva che ha sempre messo nel cibo. Però adesso penso che abbiamo fatto un level up, perché ora appunto ha veganizzato la maggior parte delle sue ricette di 80 anni e quindi questo link emotivo è stato anzi forse rinforzato. Per me non è stato assolutamente difficile, però io l'ho fatto già in età adulta e quindi non è nemmeno stata una scelta che altre persone dovevano condividere. Vivo da sola, divento vegana, fatti miei, no? Quando vado a casa dei miei ho il mio formaggio vegano, le mie robe e fine. So che per tante persone invece è molto 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 complicato. Qualche persona che ancora vive in casa con i genitori, che è ancora minorenne, mi scrive: io vorrei diventare vegetariano o vegano, ma i miei genitori non sono d'accordo. Quello che dico sempre io è di non sentirsi in colpa del fatto che si continua a mangiare prodotti animali, ma allo stesso tempo di cercare di spiegare giorno per giorno ai propri genitori familiari il perché si vuole fare questa scelta. È questione di tempo. Pian piano, secondo me, i genitori accetteranno questa scelta. Infatti, molto spesso è accaduto così. Diciamo che è stato un po' difficile, soprattutto per i miei genitori. Sono arrivata a casa e ho detto: sapete che c'è? Sono vegana. Loro si sono preoccupati molto. Dopo aver visto che non sono caduta come una pera cotta dopo una settimana, non hanno fatto particolari resistenze. Hanno avuto un muro. Una tenda, diciamo. Basta aprirla un attimo, entri dentro e poi si dimostrano sempre in realtà persone molto aperte. C'è un minimo di preprogrammazione che uno deve fare, devi sempre tenere in considerazione l'ambiente sociale nel quale ti muovi e quindi devi sempre pensare: i miei genitori sono divorziati, quindi a mio padre lo dico in un modo, a mia madre lo dico in un altro. Dirlo a mia madre in realtà è stato facilissimo, lei se lo aspettava da anni. Mi ricordo che da bambina uno dei miei idoli era un amico di mio padre era un jazzista, e lui suonava il sassofono ed era vegetariano, e quindi io dicevo: ma che io voglio mangiare come lui? E loro mi dicevano: tu adesso sei piccola, devi crescere, poi quando cresci puoi fare tutto quello che vuoi. Vivevo ancora con i miei genitori, quindi non potevo dire me ne frego più di tanto. Comunque ho avuto dalla mia madre, che era la persona che cucinava, lei è inglese, quindi alcune ricette tipiche che faceva prima con la carne abbiamo iniziato a sperimentare senza, eccetera. Mia madre, che è l'animalista dei due, non ha avuto nessun tipo di problema e ha capito subito di che cosa si trattasse. Mio padre aveva detto: ma non sei vegano, perché i vegetariani li capisco, ma i vegani no. Per quanto riguarda il resto della famiglia, mia nonna a Natale mi propone ancora sempre il vitello tonnato. Ci sono alcuni parenti della mia famiglia che effettivamente fanno sempre battutine un po' fastidiose, infatti spero vedano questo video e capiscono che non fanno ridere. Ma insomma, hanno poi elaborato come una mia stranezza, se vogliamo. Loro erano talmente abituati al fatto che fossi vegetariana, ero sempre quella diversa in ogni caso, quindi da vegetariana vegana per loro non è cambiato più di tanto. Ho visto che da quando la mia compagna era diventata vegana tendevano, diciamo, a farmi dei piatti di carne consistenti quando andavo lì da solo, come per compensare il fatto che io vivessi con una persona vegan. E questo è un pensiero che penso che abbiano molte persone, del tipo: al povero uomo bisogna portarlo fuori poi a cena a mangiare la carne. Io a quel punto gli ho detto: no, ma guarda che in verità anch'io sono vegano. Però diciamo che forse non ha aiutato molto il fatto che quando l'ho detto ai miei, contestualmente gli comunicavo che avrei anche preso un nuovo percorso lavorativo. Lavorando prima nell'azienda di famiglia, c'è stato un momento in cui non consumavo già cibi d'origine animale, però magari li cucinavo. Ricordo che a un certo punto veramente per me era diventato insostenibile. Mi sono trasferito, ho iniziato questo nuovo lavoro in una struttura vegana. La mia famiglia poi nel col tempo ha compreso anche la mia scelta e chiaramente se io prima di diventare vegano ero ignorante, sembrava una cosa distante, a maggior ragione per la mia famiglia è stato forse uno shock quando è entrato questo tema, ecco. Allora, voto 4 perché è stato difficile ma non difficilissimo. Perché comunque io sono una persona molto testarda e se voglio fare una cosa la faccio. Di sicuro ero preoccupatissima all'idea di doverlo dire ai miei genitori, manco dovessi confessare un crimine. Mi hanno chiesto che cos'è che non avrei più mangiato
ed è finita lì. Il resto della famiglia è stato un pochino più complicato, è stata una rivelazione che ho dovuto fare nel bel mezzo di un pranzo di Natale. Lo stesso momento in cui è arrivata quella mia amica che ha cucinato per tutti, fondamentalmente vegetale. Stavo mangiando e ho detto, sai che non è male, ma io forse... E loro tipo mi hanno puntato gli occhi, che stai per dire? E io, sai, forse da domani. Mi sono resa conto che non ho ricevuto l'accettazione che invece ho ricevuto dai miei genitori e dai miei amici. Mi hanno dato della pazza, diciamo. Cioè, mi hanno iniziato a fare dei discorsi che erano molto sul giudicare me come persona e non tanto il perché lo faccio, no? Sono state un po' difficili da digerire. All'inizio è stato sicuramente più complicato per il fatto che mia mamma soprattutto faceva fatica a capire cosa potessi mangiare per non morire, ecco. Direi che dopo la fase iniziale di resistenza, ora è tutto molto in discesa. 5. Ed è tuttora difficile, perché ancora ad oggi, dopo 10 anni, è una cosa sofferta dai miei familiari. Mi ricordo soltanto come l'ho detto a mio padre e non gli ho detto vegana perché avevo paura. Gli ho detto sono vegetariana. E la sua risposta è stata, ma non è che devo portarti all'ospedale. Io vengo da un passato di disturbi alimentari. Il grande timore era che loro associassero essere vegana con essere di nuovo caduta nei disturbi alimentari. Quindi giustamente io sono arrivata da loro proprio atterrita, cioè sicura di deluderli in qualche modo o dargli un dispiacere o renderli ancora più preoccupati o qualsiasi cosa, perché magari non si sono mai informati sull'essere vegani. Non ce n'erano vegani quando io gli ho detto che ero diventato vegano, e i miei genitori erano abbastanza sconvolti. C'era mio nonno vivo ancora, per lui fu una delusione terribile che non mangiavo più con lui determinate cose. Mio padre andò spesso scontro con me. Lo capisce in casa, ma se devo andare fuori a cena e qualcuno dei parenti magari vuole cucinare una cosa con il brodo di carne, ma cosa vuoi che sia, per una volta lo dovresti fare, non disturbare le persone. Penso che mio fratello, in realtà ancora più di mio padre, sia quello che non condivide. Anche con le mie nipoti cerca un po' di tenerle distanti dal mio mondo, cerca di far capire loro di non ascoltarmi troppo. È difficile far capire che esiste un altro mondo possibile. E quindi sì, la famiglia è il punto più difficoltoso.